il tema delle partenze, che nel nostro DNA, nel nostro destino di meridionali, di uomini e di donne del Mediterraneo, la partenza, e vattene via, come diceva lei, non c'è solo nel film, ma io ricordo Edoardo, di fronte ad una situazione di Napoli, Iata venne, il grande Edoardo. Quindi il tema della partenza è un tema, come dire, che è nella nostra storia. Io intanto volevo, salutandovi, ringraziare il sindaco di Salerno, Pietro Fuda, ci conosciamo da tantissimi anni, Pietro, il presidente dell'associazione Amici del Libro e della Biblioteca, Cosimo Pellegrino, e Antonio Iracallo abbiamo appena ringraziato, però voglio anche dire grazie a parte tutti voi per essere qui stasera, che sono molto grato, ma dire grazie anche ad alcuni colleghi, Rosario Condalcuri, direttore della rivista online Riviera Online, e Jacopo Giuga, che ha scritto per Riviera Online prima che io arrivassi, e poi consentitemi di ringraziare un vecchio collega di Gazzetta del Sud, Arista De Bava. Insomma, siamo i pionieri, diciamo, della Gazzetta del Sud come corrispondenti. Naturalmente mi dispiace molto che non ci sia Maria Teresa D'Agostino, che è un po' come dire la madrina di Calabria spiegata agli italiani. L'ho già presentato a Pomalino, se ne sta occupando, ma degli impegni familiari non c'è questa sera con noi, ma la ringrazio ugualmente. Vedete, ci tenevo molto a presentare questo libro a Salerno. Io non chiedo di essere invitato, però se mi invitano sono contento. Ecco, in questo caso gli amici dell'Associazione Amici del Libro, ma anche lo stesso sindaco Fuda, che mi ha fatto un bellissimo, che conservo, messaggio dicendomi che era entusiasta di questo libro e ringraziandomi, ecco, per il servizio, tra virgolette, che avrei reso con questo libro alla Calabria e ai calabresi. Ci tenevo di essere a Salerno perché qui siamo in un centro che nel cuore della Locride, che è la questione dentro la questione calabrese, quella della Locride. E la questione calabrese è la questione dentro la questione meridionale. Quindi guardate i vasi comunicanti. Per cui credo che nel nostro desiderio di cambiamento, nel nostro desiderio di cambiare le cose di questa nostra regione, credo che si debba partire da qui. Dalla questione che sembra la più piccola, perché è di una parte del territorio, ma è la più grande emblematicamente, come simbolo della situazione, emblema della situazione della Calabria. Non evado la tua domanda, Antonio. Ma volevo, il tema del messaggio che si porta fuori, ma volevo introdurre un po', come dire, nell'atmosfera del libro, spiegando soprattutto perché ho scritto questo libro. Sapete, chi fa il giornalista, poi magari scrive qualche libro, può avere mille motivi per scrivere un libro. Io ho scritto un libro non perché faccio il giornalista, non perché ho scritto altri libri, ma perché ce l'avevo dentro. Quindi questo libro è come se l'avessimo scritto tutti quanti insieme, tutti noi qui, tutti gli altri amici che lo hanno letto, tutti gli amici che lo leggeranno. È un libro che è il frutto di 50 anni quasi, 50 anni di relazione, di confronti, di incontri, di letture che partono, sono partite da una domanda già quando ero ragazzo. Perché la Calabria è così? Perché nella Calabria, caro Antonio, i giovani debbono essere intelligenti per necessità, mentre l'intelligenza in Svizzera o al nord è un lusso? E allora questo arrovellarsi intorno a questa domanda, perché la Calabria è così, a mano che avveniva la mia maturazione professionale e umana, diventava un impellente bisogno di raccontare perché la Calabria è così. E naturalmente ho cominciato a raccontarla nelle prime pagine del libro, che avrà letto, chi lo leggerà, vede che c'è a un certo punto all'inizio
un aforisma di Bertolt Brecht. E io dico, proprio mutuando, diciamo, da questo aforisma di Bertolt Brecht, dico, vengo da un luogo che si chiama la Calabria, che nella storia si è seduto dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano già occupati. Io credo che la fotografia di questa regione sia questa. Si è seduta nella storia della parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati. E questi posti hanno continuato ad essere occupati, ancora oggi. Non c'è spazio per la Calabria. Come sono i giovani che partono? Nella mia esperienza all'università, all'Università di Messina, l'Università per Stranieri di Reggio Calabria, di 10-11 anni, complementare, diciamo parallelo alla mia attività di giornalista, ho incontrato centinaia di ragazze e di ragazzi, delle intelligenze bellissime, dei talenti, delle risorse, però a volte vedendoli così vivaci, così intelligenti, così ricchi di tante qualità, li immaginavo alcuni anni dopo. Intelligenze e talenti che si ingrigiscono, che si deprimono, intelligenze e talenti che poi partono. E quando partono, caro Antonio, portano un'immagine della Calabria che è una immagine che se è capita è una buona immagine, se non è capita, mi capita come è capitato a me nel mio lavoro. Avendo avuto negli ultimi anni responsabilità in tutte le 20 sedi regionali della RAI, come vice direttore della TGR nazionale, ho visitato tutte le 20 sedi, ho conosciuto centinaia di colleghi, centinaia di persone, rappresentanti dell'istituzione, e mi è capitato qualche volta di sentirmi dire, ma non sempre un calabrese. Ecco, a quel punto, invece di ringraziare, li mandavo a quel paese. Perché? E questa è l'idea che si ha della Calabria, e quindi è questo, Antonio, se non è percepita bene, diciamo, il messaggio che i nostri ragazzi portano fuori, se non è percepito bene, gli diranno non sembrate calabresi. Quelli sono i calabresi migliori, sono i calabresi più veri, sono i calabresi senza nessun aggettivo, senza nessun'altra cosa da aggiungere. Quindi è questo arrovellarsi che mi ha portato a scrivere un libro che non so alla fine che libro è, come genere letterario. Qualcuno ha scritto l'altra volta, è un saggio ragionato. Qualcuno, come la nostra collega Anna Mallano della Gazzetta, ha scritto è una meditazione civile. Io le ringrazio, forse è tutto questo. Però nasce appunto da questa, come dire, idea di capire perché la Calabria è così, perché io non ho voluto in questo libro nascondere quali sono i mali della Calabria, che sono tanti, e abbiamo molti peccati, come calabresi tutti, della condizione di questa Calabria. Però mi sono chiesto se all'indomani del processo di unità nazionale, di unità di questo paese, della Costituzione, dello Stato italiano, se a questa regione e ad altri territori del nostro paese, quasi tutti i territori del sud, non sia stato assegnato, senza che sia scritto naturalmente da nessuna parte, il ruolo di terra da sacrificare.